Io sono Alex e tu sei su Voglia di Storia. I tuoi piani siano imprevedibili e oscuri come la notte, e quando ti muovi cadi come un fulmine a ciel sereno. Queste parole non le ho scritte io, ovviamente, ma sono parole che potete trovare in uno dei più famosi manuali di ogni tempo, L'arte della guerra di Sun Tzu. È un testo che ha fatto scuola per generazioni e generazioni di militari e io ve lo cito all'inizio di questo video perché l'argomento di oggi sarà un episodio della guerra di Corea che è l'applicazione di questo principio. Prima di tutto, direi, dobbiamo fare una breve introduzione per capire il contesto in cui si è svolto l'episodio, cioè parlare un pochino della guerra di Corea. Io taglio corto, ragazzi, perché sennò il video verrebbe lunghissimo e oggi il tema è solo un episodio specifico di cui poi andremo a parlare, però bisogna sapere in che contesto ci si è mossi. Allora, dopo la caduta del Giappone nel 1945, la Corea, che era stata dominata dai giapponesi per alcuni decenni, fu controllata e spartita da americani e sovietici, statunitensi e sovietici, i quali si accordarono per una divisione della penisola in due all'altezza del 38° parallelo. Era una divisione artificiale perché la Corea aveva una storia unitaria, ma per motivi politici fu divisa. Il nord, controllato da un governo amico dei sovietici e quindi indirizzato alle ideologie marxista e comunista, mentre il sud, con un governo amico del blocco occidentale, degli americani, e quindi con un'ideologia invece aperta all'economia di mercato e alla democrazia intesa in senso occidentale. A questo punto, per qualche anno la situazione resta in stasi, poi con l'inizio della guerra fredda e il crescere delle tensioni internazionali, la Corea del Nord si sente forte abbastanza da attaccare la Corea del Sud allo scopo di conquistare l'intero paese. Questo nel 1950. L'esercito sudcoreano si fa trovare completamente impreparato, viene sbaragliato, viene proprio spazzato via e nel giro di poco tempo il Nord conquista Seul, la capitale del Sud. E la situazione sembra ormai segnata. Gli statunitensi non volevano che l'intera penisola finisse nell'orbita del Nord Corea e quindi dei sovietici, e quindi riescono a far approvare un piano di intervento all'ONU e con la collaborazione di altri paesi che inviarono dei soldati, ma il fulcro, il cuore, numericamente e qualitativamente erano gli statunitensi con poi l'esercito sudcoreano di supporto. Viene organizzata una spedizione sotto legge da ONU per impedire la conquista del Sud Corea da parte del Nord Corea e riescono a bloccare, diciamo, l'avanzata, ma sono asserragliati. Praticamente c'è un perimetro, il perimetro di Pusan, in cui si trova una situazione di stallo, diciamo, intorno a questo perimetro con le forze americane, dell'ONU e sudcoreane asserragliata all'interno di questo perimetro in una porzione molto ridotta di quella che era l'intera Corea, quindi situazione comunque difficile. Però riescono, diciamo, a trovare un punto di resistenza. A questo punto la situazione però è molto difficile, bisogna ribaltarla e gli americani riusciranno a ribaltarla con uno sbarco anfibio, che è l'operazione di cui poi andremo a parlare nel dettaglio, quindi ne parliamo più approfonditamente nel resto del video. Adesso faccio un breve escursus in avanti, guardiamo un attimo cosa è successo dopo questo sbarco. Con lo sbarco gli americani ribaltano la situazione. Dopo lo sbarco sembra per un momento che la guerra debba terminare con la conquista addirittura del nord da parte del sud degli americani. Poi la Cina decide a sua volta di intervenire e mettendo in campo moltissimi soldati ribalta un'altra volta la situazione. Di nuovo vanno in difficoltà le forze statunitensi, occidentali, sudcoreane. Alla fine si raggiunge una situazione dopo circa 3 anni di guerra, quindi è stata una guerra lunga, dolorosa e particolarmente sanguinosa. Dopo 3 anni di guerra si raggiunge una situazione di stallo, per cui diciamo una specie di pareggio, e alla fine esistono tutt'oggi Corea del Sud e Corea del Nord, e si è costituito un confine con il cessate il fuoco, che ancora oggi alla fine è il confine di oggi. E quindi diciamo che la situazione preesistente alla guerra, bene o male, è quella che si è verificata anche alla fine della guerra. Quindi potremmo dire che si è trattato di un pareggio, a esprimerla in termini di punteggio.
Però io oggi, appunto, non voglio parlare di tutta la guerra di Corea, ma di questo sbarco. Ricapitoliamo: la situazione è difficile, gli americani, i sudcoreani, le altre forze dell'ONU sono asserragliate in un perimetro ristretto. Vi metto nelle immagini la mappa per capire la situazione, dovreste vederla. E in questa situazione si decide di fare questo sbarco per riuscire a uscire dall'impasse. Allora, a comandare le truppe occidentali dell'ONU americane vi era un generale molto famoso che nella seconda guerra mondiale aveva ottenuto una fama clamorosa, che era Douglas MacArthur. MacArthur decide di attuare questa strategia basandosi sulle esperienze della seconda guerra mondiale, che avevano visto diversi sbarchi anfibi effettuati con successo dagli americani, e per l'appunto sul principio di Sun Tzu. In che modo ha applicato il principio di Sun Tzu? Già nel luglio del 1950 aveva previsto di fare questo sbarco. Poi lo aveva dovuto rinviare perché la situazione nel perimetro di Pusan era talmente difficile che aveva dovuto spostare delle forze di quelle che voleva utilizzare per lo sbarco a sostegno della difesa del perimetro. Si ripropone la situazione per il settembre del 1950 e il piano di MacArthur deve essere approvato dal suo stato maggiore, dal comitato che gestiva le operazioni, di cui MacArthur era il comandante, ma vi erano altri generali, ammiragli, esperti che dicevano la loro. Si tiene questa riunione, immaginate una riunione con tutti questi generali, con le stellette, questi ammiragli, tutti preparati che hanno studiato la situazione e tutti sono più o meno d'accordo. La località proposta per lo sbarco da MacArthur, che è Incheon, assolutamente non va bene. Perché non va bene? Perché i fondali sono bassi, inadatti quindi alle navi, o che comunque mettono in difficoltà l'avvicinamento delle navi, perché le maree sono particolarmente significative e a orari fissi, e questo dà il vantaggio al nemico di sapere quando potrai utilizzare le maree per avvicinarti e quando no, e questo è uno svantaggio, perché l'accesso al porto è particolarmente complicato, perché la conformazione della spiaggia di sbarco è particolarmente svantaggiosa, insomma. Tutti gli elementi naturali possibili, immaginabili, erano tutti negativi. Quindi è proprio una frase che è stata. Uno dei generali che si trovava in riunione ha proprio detto: se dovessimo fare l'elenco di tutti i contro, questo li ha tutti. Quindi, ragazzi, lì no. Al posto di Incheon fu proposto invece uno sbarco a Kunshan. Però MacArthur non voleva solo prendere di sorpresa il nemico, ma voleva attuare una manovra che aveva già attuato nel corso delle sue precedenti esperienze militari, fondamentale, e cioè, siccome le forze nordcoreane stavano premendo il perimetro di Pusan, la sua idea è: se io le prendo alle spalle, se io le prendo tra due fuochi, e soprattutto se interrompo le loro linee di comunicazione e di rifornimento, loro si ritroveranno in una situazione molto difficile. Perché quando tu sei tra due fuochi e non ti puoi rifornire, non puoi comunicare, ti ritrovi nei guai. E in effetti è quello che succederà, e in effetti dopo lo sbarco molte delle truppe nordcoreane saranno costrette alla resa o sconfitte, proprio per questa operazione a tenaglia, diciamo. La località alternativa proposta degli uomini di MacArthur avrebbe impedito questa manovra perché era troppo a sud e quindi non tagliava le comunicazioni, lasciava delle vie di fuga ai nordcoreani, quindi non avrebbe avuto l'effetto che voleva MacArthur. MacArthur voleva. È come un giocatore di poker, ha deciso di fare all in, ha deciso di fare un'operazione rischiosa e azzardata, ma voleva prendersi tutto il piatto. E quindi dice: no, insiste, noi dobbiamo sbarcare a Incheon. Perché proprio Incheon? Perché, come disse MacArthur nella riunione, e direi che è palese l'applicazione del principio di Sun Tzu, che probabilmente MacArthur conosceva benissimo, noi dobbiamo attaccare lì proprio perché, essendo così svantaggioso, essendo così inadatto a uno sbarco, essendo così ostile a una manovra di questo tipo, la località in cui andremo a sbarcare, è perfetta per cogliere di sorpresa i nordcoreani, perché non se l'aspetteranno mai. E effettivamente i nordcoreani non se l'aspettavano, non rafforzarono le difese in quella zona, perché mai si sarebbero aspettati di vedere spuntare le navi americane proprio lì. Quindi il 15 settembre 1950 il piano di MacArthur scatta, aveva ottenuto, grazie ai suoi discorsi, nello stato maggiore della sua personalità, il suo carisma, l'ok anche dei suoi collaboratori, gli americani attaccano e gli americani vincono. E nel giro di pochi giorni prendono Seoul, che era molto vicina a Pyongyang,
Aachen, e quindi era un altro punto a favore, recuperare la capitale, e in più i nordcoreani vanno veramente in difficoltà. Come vi ho detto, poi questa guerra avrà una serie di eventi successivi, continui ribaltamenti di fronte, anche MacArthur farà degli errori anche grossi, alla fine sarà anche destituito, quindi è una montagna russa, su e giù, però questa battaglia mi colpisce molto, questo sbarco, perché dimostra che principi pensati da uomini di migliaia di anni fa trovano applicazione anche in epoca moderna, in questo caso si parla di guerra. Perché i tempi cambiano, il mondo evolve, ma alcuni principi rimangono sempre validi. La guerra di Corea, peraltro, io vi suggerisco, io metto nella descrizione del video le fonti del video. Io ho utilizzato i capitoli che parlano di questo sbarco, ma il libro di Breccia, che vi indico, è un ottimo libro che parla dell'intera guerra di Corea. E io vi suggerisco, se l'argomento vi interessa, di leggerlo, anche perché la guerra di Corea è una guerra di cui si parla poco, in proporzione ad altre guerre come la guerra del Vietnam, ma i cui effetti si vedono ancora oggi, perché Corea del Sud e Corea del Nord esistono tuttora e hanno un peso importante sulle vicende della cronaca politica quasi quotidiana. Quindi è davvero una guerra che merita di essere conosciuta. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, magari attivate anche la campanella, così se esce un video nuovo vi arriva la segnalazione. Vi ricordo che questo canale YouTube l'ho aperto sulla base dell'esperienza della pagina Facebook Voglia di Storia, quindi se siete su Facebook e volete seguirla, mettete un mi piace. E per oggi direi che è tutto, e come vi dico sempre, appuntamento al prossimo video.